Sono Daniele Severnini e sono un professore di lingua spagnola presso l'Istituto Regina Mundi, Istituto Tecnico e Liceo Linguistico primo anno. Perché insegno? Perché 3 anni fa un amico mi ha fatto questa proposta, mi ha detto vieni a insegnare questa scuola, perché secondo me è un'occasione bellissima. Io dopo 3 anni non so dire se ho la stoffa del professore, ma di una cosa sono certo, che il mestiere dell'insegnamento è un mestiere incredibile, nel senso che il margine di errore è altissimo perché hai a che fare con le persone, che non sono barattoli, non sei alla catena di montaggio, ma proprio è l'incontro della tua umanità con 20 umanità diverse la prima ora, 15 altre umanità la seconda ora e così via. Per cui da una parte c'è proprio l'incontro della tua umanità con queste umanità totalmente diverse dalla tua e insomma sei chiamato a starci davanti, sei chiamato a proporre un metodo per entrare insieme nella realtà, per conoscerla e per studiarla. Per cui posso dire che aveva ragione il mio amico, che oggi è il mio collega, è un'occasione, è un'occasione nel senso che mi ha permesso proprio di scoprire, in questi anni, di scoprire questa dinamica. La lingua per me è qualcosa di vivo, nel senso che la lingua ti permette di raccontare di te, raccontare le tue esperienze, i tuoi sentimenti, descrivere la realtà. E la lingua ha bisogno di un contesto nel quale si sviluppa e il contesto stesso ha bisogno della lingua, perché sennò sarebbe un deserto. E proprio in quest'ottica, grazie proprio a questo rapporto, diciamo, reciproco che c'è tra realtà e lingua, che è nata la necessità di proporre in classe simulazioni di ogni genere. Per cui la lezione diventa proprio l'occasione di simulare, ad esempio, il dover registrare un formulario, riempire un formulario per la denuncia di una valigia persa all'aeroporto, il rinnovo di un documento di identità presso il comune. La gastronomia spagnola ad esempio diventa l'occasione di studio e di approfondimento della terminologia di settore, fino ad arrivare addirittura alla presentazione di un corso di taglio a mano di jamón ibérico, che abbiamo messo in pratica proprio durante l'ultimo Open Day di questa scuola. Il tentativo è anche quello che la grammatica stessa si pieghi a questo obiettivo, che non sia solo strutture diciamo staccate dal contesto, ma che con il rischio appunto di annoiare, ma che diventino proprio strumento al fine del raggiungimento di questo obiettivo, cioè proprio di sviluppare un dialogo. Per cui creare contesti per sviluppare dialoghi. Cosa chiedo ai miei studenti? Ai miei studenti chiedo innanzitutto di essere leali con loro stessi, cioè di essere leali con quel desiderio o con quell'intuizione che gli ha permesso di scegliere questa scuola e di essere leali sempre, ogni giorno. E dal canto mio non posso che accompagnarli, mettercela tutta per accompagnarli in questo pezzo di strada da fare insieme.